labbra che mi bruciano troppo, perché dal freddo mi sono tipo tutte screpolate. Con Anisa come va? Mo vedrete. Ma che bello, grazie. In Basilicata ci passo ogni tanto. La finestra, raga, la finestra, mannaggia. Finestra, mo stasera faccio un video spiegazione e domani lo posto. Dai, famo così. Mi piace. Lucida labbra. No, non è questione lucida labbra, che mi bruciano. Tutte, capito, vabbè. Che calore. Le botte alla finestra. Ah, la botta alla finestra. Raga, ma c'è stava un grillo. Poi ve l'ho detto, mo vi faccio un TikTok e ve lo spiego come sono andate le cose, perché non l'hanno fatto vedere quel momento. No, a me sono lasciato, raga. Oh, perché sto schiedendo tutta questa cosa? Vado. Ma cioè. Ma invece voi della cosa litigiata che ne pensate? Di quello che ha detto. Dai, sono curioso. Sto curioso. Per me ha fatto una brutta figuraccia. Metti un po' d'olio per le labbra. Ciao. Oddio, l'olio per le labbra non lo conosco. Ciao Giulia. Ah, raga, comunque vi dico una cosa. Non è sicuro, però in caso metto l'annuncio. Però domani può essere che alle 21. No, più tardi. 21 e mezza, tipo. Potrebbe essere che faccio una diretta e vi faccio vedere la persona che mi è venuta a trovare. Facciamo una direttina insieme sul profilo mio. Perciò domani, ragazzi, la facciamo domani o sabato, vi aspetto in tantissimo, perché c'è una sorpresa per voi. Visto che lo state aspettando da anni, nel senso. Perciò io sto a far contenti, però domani vi aspetto in tanti. Se no, sorprese io non me ne faccio più, ve lo dico. Perciò vedete, dovete fare, segnatevelo. O venerdì o sabato, vi faccio sapere su Instagram, perciò restate connessi. E vi sto a dire, sì. Cioè, spero vi piaccia come sorpresa, faccio vedere chi mi è venuto a trovare. No, non spoiler, lo vedete o domani o dopodomani. Però segnatevi intanto l'orario, la data. E così siete curiosi, ve ne accorgete. Sì, la faccio a diretta, tranquillo. Vi devo far sapere quando, perché ancora non lo so.
qualcuno a caso. Allora, voi intanto mandatele. Allora. No, gang. Allora, pensate prima alla domanda. Appena ci pensate, vi mandate la richiesta e ve l'accetto. Dai, al volo, eh. Allora, sì, raga, mi stanno arrivando. Mo vedo chi accetta. Vedeme 2 minuti. No, al collegio eravamo noi stessi, rispondevamo come dicevamo noi, cioè nel senso non ci diceva niente nessuno. Vai, fra, io ce l'ho. Dai. Ma ti faccio entrare perché mi sei sembrato più convinto. Aspetta. Anzi, prima faccio entrare. Dai, Noemi Sharpi. Noè, te sto per accettare, non so perché, ma mi ispira il nome. Una domanda al volo, 2 minuti, vi rispondo e faccio tra qualcuno. Ma come ha rifiutato? Cioè, gli ho mandato la cosa, gliel'ho accettata e mi ha fatto la scritta e ha rifiutato. Ma raga, hanno cominciato a fare così e mio padre lo si chiama, non c'è più nessuno, lo dico. Accettato un'altra, eh. Noi se mi rifiuta pure questa, bah, non... Cioè, prima hai mandato la richiesta e poi hai rifiutato. Bah. Bella e bellona. Raga, su TikTok non riesco. Mi hanno bannato. Io ho accettato. È entrata al volo, dai, mi vergogna, raga, una domanda mi doveva fare, non è che... Cioè... Di cazzo ce l'ho, no. Ma sono io il problema allora che non mi fa accettare? Oh, io regà, serio, sto accettando. Ho appena accettato una che si chiama... E vedi, non me le fa fare, non so perché. Boh, mo lo invito davvero io, va. Il primo che scrive adesso lo invito. Vai, Valentino. Sì, sto facendo entrare qualche fan come ti devo in live. Io ho invitato, eh.